Ehi Angela, ciao! Come va? Buongiorno a tutti! Da quanto tempo? Alma Katia, ciao! Ciao Palma Romano! Aspettiamo un attimino che girano il link. Cosa prepariamo oggi? Oh, devo coprire la pentola. Ecco qua. Primo errore. Facciamo veloci veloci. Buongiorno, Giusy. Katia Cavallari, ciao. Morena, ciao. Adele. Mi vedo una per una stavolta. Buongiorno, Palma. Stella del cielo, sì, tranquilla. Tra poco a nuvola. Ditemi voi. Graziella. Allora, cosa prepariamo oggi nella nostra fantastica promo, nella nostra XL bellissima, che adesso iniziano le belle giornate, vabbè, è sempre utile in una casa una pentola del genere, un coperchio del genere. Sono ben 1,5 kg di coperchio, l'ho misurato, enorme, però serve, ma pure per fare 6 bistecche, per fare tutto, cioè in una casa, secondo me, bisogna avere una pentola del genere. Bene? Io ne ho due, figuratevi. Ci puoi fare di tutto, dalla pizza al dolce, le crepe, la pasta, le cosce di, cioè tutto in una sola pentola. Per esempio, quando dobbiamo fare delle scaloppine, delle, come ieri ha fatto Filo, quante padelle ci vogliono se siamo tante persone? Invece, via, ma già per 8 persone, ma pure 6, diciamo che va, è perfetto. Va bene, io inizierei. Buongiorno Anna Mazzei, ciao Angela Modeo, ciao a tutti. Scusate se non ho salutato qualcuno. Buongiorno Maria Pina. Iniziamo, ok? Allora, cuciniamo nella nostra XL, nel nostro coperchio extra large, ma è comodissimo veramente, che fa tutto quello che fanno tutti i coperti della nostra linea, ok? Quindi io lo poggio qui e iniziamo ad operare. Allora, nella nostra padella andiamo a fare i nidi di tagliatelle, ma non nel forno, direttamente sulla fiamma, no? Come facciamo noi di Magic Cooker, che il forno ormai lo usiamo come deposito. Va bene? Allora, io qua mi sono preparata i miei ingredienti, non so se riuscite a vederli bene perché sono sola oggi, ma a saperlo che la mia Angela era a casa, l'avrei chiamata. E niente, facciamo dei nidi di tagliatelle con un ragù di, mi sono preparato un ragù, l'ho fatto bollire 10 minuti perché essendo fatto in casa mi piace un attimino che viene a bollire. E quindi ho fatto 10 minuti questo ragù con del tritato di vitello, maiale, boh, non lo so, tante cose. E poi mettiamo delle uova sode che ho già trifolato per portarci avanti, la besciamella, il grana grattugiato, la salsiccia stagionata calabrese che non può mancare, ovviamente, se no che pasticcio è, e il prosciutto cotto e della provola già trifolata, va bene? Quindi facciamo così, facciamo un mondo di salsa di pomodoro, ovviamente, proprio come il letto, un letto di salsa, e poi andiamo ad adagiare i nostri nidi di tagliatelle. Ok, intanto li mettiamo a fare e poi diciamo tutto quello che vogliamo. Ok, lo vedete? Sì? Allora, queste sono le nostre tagliatelle. Ho comprato queste tagliatelle della, vabbè, la marca non la diciamo, che sono dei nidi, vedete? Proprio dei nidi.
vengono proprio così a Pasqua, infatti ci potete fare proprio con le uova vicino e facciamo il tema di Pasqua. Allora, io adagio le tagliatelle qui, ne abbiamo anche 1 chilo ne ho comprate, quindi vediamo quante ne prende perché non lo so, non mi ricordo. Allora, ride da lontano, questo signore si qua. Allora, vedete? Bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ammazza, oh, 11, 12, 13, 14, com'è bella capiente, Rosanna Nevigato, buongiorno, 15, nell'altro pacchetto. Stiamo attenti alla misura per poi aggiungere un po' di acqua, altrimenti cioè, poi non si cuociono bene. Quindi facciamo 16, facciamo 20, va? Numero dispari no. Tanto fortuna non ne abbiamo e non ce la deve portare. Tutto a posto. Ok, guardate un po'. Vedete? Che bello? Sono, diciamo, 600 grammi, va? Ma se li mettiamo un po' più stretti, ne possiamo mettere pure qualcun altro, no? Facciamole. Oggi iniziamo una bella dieta. Ecco qua, vedete? Quindi i nidi di tagliatella ruvida, è una pasta, cioè una sfoglia ruvida. Ok, abbiamo messo 1 letto di pomodoro, adesso abbiamo steso la pasta e poi mettiamo gli ingredienti. Non so come devo fare, vediamo. Allora, io faccio tutto improvvisato così. Mettiamo il sugo sopra, ovviamente. Ecco qua. Con questo tritato tutto bello. Cioè, poi qua, ovviamente, cioè sul fornello, cioè all'ultimo momento, in pochissimo tempo, noi di Veggie Cook riusciamo a cucinare qualsiasi cosa. Per chi non lo sa ancora, provare per credere. Ecco qua. Mettiamo il sugo. Ho fatto bollire giusto 10 minuti perché essendo una salsa di pomodoro fatta in casa, insomma, un attimino. Scusate, ho sbagliato. Allora, qui ho fatto del prosciutto cotto tritato, giusto per fare tutta una cosina, e lo mettiamo per bene nei nidi, così si inserisce bello all'interno. Forse lo devo mettere prima, vabbè, tranquille, tanto non si perde, resta sempre nella pentola. Scusatemi, cercherò di inserirlo. Ecco qua. C'è qualche domanda, rispondete voi perché io sono sempre presa. Dopo anni ancora mi emoziono come se fosse la prima volta, purtroppo. Ecco qua. Allora, poi mettiamo la provola che anche ho trifolato prima. Mettiamo un po' la salsiccetta dopo, stagionata, perché a me piace il gusto proprio della pasta pasticciata alla calabrese, essendo calabrese ovviamente. E voilà. Allora, ci vuole un pochino per prepararla, giusto per mettere gli ingredienti, ma il tempo di cucinarla è veramente brevissimo, grazie al nostro ottimizzatore è veramente velocissimo. E voilà. Allora, cosa dobbiamo mettere ancora? La salsiccia. Cosa state dicendo qualcosa? Rispondete voi. Ecco qua, mettiamo sopra la salsiccia, pezzettini, l'ho fatta perché sennò, insomma, un attimino. Insomma, diciamo che è molto, è ottima comunque. Pensate se avete gente a pranzo, arriva all'improvviso gente a pranzo, dice ma che faccio, che cucino? Via, qualsiasi cosa, l'importante io dico sempre con Veggie Cooker avere qualcosa in casa. E tutto è veloce. Pensate anche che se le cose sono congelate direttamente dal congelatore in pentola possono tranquillamente cucinare nello stesso tempo.
nel cibo fresco. Poi cercate voi di inserirli se li volete fare, vabbè, siete sicuramente più bravi di me. Inserirli più all'interno così restano belli, perché io non li tocco proprio, non è che li faccio, che li giro, non li tocco proprio. Andiamo a fare questo effetto forno. Io ci faccio anche dei paccheri così, vabbè, a parte la lasagna direttamente sul fornello, ma anche della pasta, no? Paccheri, rigatoni, pennoni giganti come me, tutto. Ormai ci finisco tutto, così non resta più niente. Bene. Ecco qua. E cosa manca? Ah, il grana grattugiato. Ai ai, ora sì. Che è successo, Palma? Ho perso i commenti. Che era successo, mamma? Ok. Il grana. Grana grattugiato, a più non posso. E poi, scusate un attimino, perché per quando vogliamo essere preparati, sempre avevo messo la beciamella, se volevo aggiungere giusto un altro cucchiaino. Ma già è abbondante. E poi, come sapete, la pasta cucinata col Magic Cooker ha bisogno di un po' dell'acqua, no? E quindi ovviamente noi dobbiamo aggiungere l'acqua. Allora, noi abbiamo fatto, diciamo, 600 grammi di... era un pacco da mezzo chilo e 600 grammi di pasta facciamo, no? Quindi io dovrei aggiungere, essendo pasta secca, 6 bicchieri di acqua. Ma siccome tutto insieme, c'è tutta questa roba, un po' di mozzarella, un po' di provola, allora io... solitamente, poi quando faccio i paccheri, mi tengo un pochino, invece di mettere, cioè andrebbero 6 bicchieri d'acqua, siccome a me la pasta piace molto al dente, io ne metto 5, va bene? Il bicchiere di carta è la misura giusta, ma io l'ho provato e anche questo bicchiere va benissimo. Quindi metto direttamente qui, la potete aggiungere anche nel sugo prima, mi sono dimenticata di farlo purtroppo, vabbè, lo faccio adesso. Perché per la pastatura abbiamo bisogno di, quindi uno, aspettate, se no poi va a finire che faccio un pasticcio, due, tre, quattro e cinque. Tanto poi, intanto che resta un pochino, no, con la sua umidità e il riciclo, continuo a cuocere un pochino e quindi la trovo perfettamente cotta, senza problemi. Se no poi si sfugge, magari non mi piace. Invece io, meglio che mi tengo un po' più al dente. Ok, vi piace? Che bel... ammazza. Ok, mettiamo il nostro ottimizzatore e andiamo sulla fiamma. Allora, io accendo la fiamma alta sul fornello grande, essendo una padella di 40 centimetri, vado a metterla così. Ecco qua. Allora, adesso possiamo dire tutto quello che vogliamo. Io ho messo sul fornello la padella perché si è collegato ora, i nidi di tagliatelle conditi con un ragù di carne trita mista, del grana grattugiato, prosciutto cotto, la salsiccia stagionata calabrese che non può mancare e così gli dà un gusto top. E poi abbiamo messo l'acqua. Come sappiamo tutti, chi non lo sa, che è nuovo del gruppo, ovviamente, che utilizza Magic Cooker da poco, sapete che per la pasta secca abbiamo bisogno di un bicchiere di acqua ogni 100 grammi di pasta. Io, essendo che cioè, tutto insieme, ne ho messo un po' in meno, perché poi magari la lascio un pochino e quindi mi piace bella... giusta giusta dritta dritta. Invece se era la pasta fresca dovevamo mettere mezzo bicchiere d'acqua. Se era il risotto, come facciamo, come misuriamo il riso con questo, cioè la misura che con la quale misuriamo il riso, per esempio il bicchiere, dobbiamo dare la doppia quantità di liquido, ok? E
E niente, questo è il nostro... Aspetta, ne prendiamo un altro perché io ve l'ho detto, ne ho due, così intanto posso parlare con le... e ve lo faccio rivedere ancora vuoto. Allora, questo è il nostro ottimizzatore 41, ben 1,5 kg di acciaio, quindi ha un prezzo piccolissimo secondo me perché è eccezionale, acciaio 18-10, ben 4 libri di ricette. E voi acquistate 4 libri di ricette, l'ottimizzatore centimetri 41 extra large che non può mancare assolutamente nelle nostre case perché noi possiamo fare qui dentro pizza, le quante belle, di, quando facciamo le crepe, mi ricordo quando ero più ragazzina che non conoscevo Magic Cooker, quante teglie di crepe perché non vanno uno sull'altro, ma qui bastano due per esempio, quindi ci sono veramente pochissimi pezzi, affrettatevi e il regalo... vi viene la padella che è bellissima, antiaderente, ci vengono delle pizze eccezionali, viene tutto eccezionale, ma pure per fare una frittatona di 30 uova, ma anche più, forse qualcosa in più ci va, vero? Senza girare, una frittata enorme, oppure i toast, cioè io il tostapane ce l'ho, ma che ci devo fare col tostapane? Lo metto qua dentro, no? Un pacco, mangiamo tutti i tosti tutti insieme, no? Che quello mangia, quello ti guarda, io lo voglio, e tu no, non litighiamo. Quindi c'è tantissimo risparmio. Pensate, i miri di tagliatelle, uno li va a mettere nel forno, dobbiamo riscaldare il forno, un quarto, il mio poverino va proprio, cioè non funziona quasi più, ma altrimenti almeno un quarto d'ora glielo dobbiamo dare per riscaldarlo, e poi mettere i nidi di tagliatelle e tutto quanto. Invece in questo modo io aspetto la fuoriuscita del vapore dai fori di venduri e il tempo di cottura delle tagliatelle è di 8 minuti. Io lo faccio cuocere per 6 minuti, 2 minuti lo faccio riposare a fiamma spenta e poi mangio. Ok? Oggi mangio pure presto perché mio marito deve andare al lavoro a luna, quindi mi trovo perfetta. Va bene? Vi stavo dicendo il prezzo, non mi ricordo se ve l'ho detto, sono 139,90 che si possono pagare anche con con Scala Pay, una nuova modalità di pagamento che abbiamo acquisito da poco, semplicissimo da fare. Costa Mercedes Taccori, costa 139,90, vi danno 4 libri di ricette, l'ottimizzatore 41 e in omaggio la fantastica padella antiaderente eccezionale in alluminio con i manici per la presa, perché ci vogliono doppio manico, doppi manici con questa padella che è abbastanza, cioè una volta che poi è piena è un po' più pesantuccia, e costa 139,90. Sì, comode soluzioni, la prima si paga subito e dopo nei successivi mesi a venire, gli altri 2 mesi, la stessa rata, diviso 3 rate praticamente, è Scala Pay, non so se voi la conoscete sicuramente. Aspettiamo un attimino che fuoriesce il vapore. Per esempio, ho preso degli spaghetti per farvi vedere, no? Quanti pacchetti di spaghetti ci possono andare all'interno. Allora, lì abbiamo messo 700 grammi, 600 grammi di pasta, ma forse sono pure 700, vabbè, non mi voglio sbagliare. Perché li ho messi un po' più generosamente, non li ho messi stretti stretti. Pensate se, cioè, ci andava direttamente pure 800 grammi, ma pure 1 kg magari, tanto non è che si mettevano a piangere se ne mettevo più stretti, no? Pensate qua, guardate, ho ben 2,5 kg di spaghetti, vedete? Quanti pacchi? Guardate, 1, 2, 3, 4. Vedete? Voi potete cucinare 2 kg di spaghetti per fare una spaghettata da oggi in poi, visto che siamo stati chiusi con questo Covid, sul terrazzo, in montagna, basta avere un fornellino, tranquillamente, in pochissimo tempo, poi cuciniamo una pasta col Magic Cooker salutare, come tutte le cose che noi cuciniamo col Magic Cooker, perché la pasta cucinata in questo modo cuoce a basse temperature, quindi anche il diabetico la può mangiare, perché è una pasta dove l'amido non esce fuori, perché non subisce lo shock termico, no? Cucinando a basse temperature. Ciao Luca! Ciao Sabrina! Vedete che forse sta uscendo il vapore, non so se riuscite a vederlo? Adesso invece lo alziamo proprio il coperchio, aspettiamo qualche secondo. Sì, cioè ho risparmiato un sacco di tempo, vedete? Vedete che sta bollendo? Quindi da questo momento io ricopro e abbasso la fiamma per 6 minuti.
Adesso lo dica Alexa, sperando che mi ascolta. Alexa, imposta timer 6 minuti a partire da ora. Brava, 6 minuti, a è stata brava. Prepariamo il piattino per poi inviarla. Cioè, in 6 minuti, il tempo di preparazione 10 minuti. Giustamente l'ho voluta preparare insieme a voi per farvi vedere veramente che non c'è nessuna magia. E adesso 6 minuti a fiamma bassa, 2 la lascio a fiamma spenta. E io tranquillamente mi sono fatta un bel primo piatto, in un quarto d'ora, giusto perché adesso siamo insieme e quindi perdiamo un po' di tempo. Ma tranquillamente per fare un effetto forno, senza accendere il forno. Una cosa che dimenticavo, essendo che magari c'è il vapore dell'acqua che va a mettersi sotto il coperchio, qui si va a depositare. Scusatemi, tanti termini che ci sparo, ma scusatemi. Si asciuga il coperchio e si fa l'effetto forno. Per esempio, se io vado a fare delle patate, effetto forno, metto tutto dentro. Ciao Francesca! Metto tutto dentro con un vilino d'olio. Cioè, le patate, effetto forno, ci vogliono almeno mezz'ora per fare nel forno a forno caldo. Noi invece qui partiamo da forno freddo. Con un quarto d'ora riusciamo a fare delle patate al forno che non hanno nulla da rimpiangere al forno. Basta che per fare l'effetto forno anche con la pizza e tutto, io asciugo sempre un attimino il coperchio, così il vapore non si va a depositare sulle patate e non, per esempio, non le fa ammorbidire, restano sempre belle croccanti. Ok, Maria Grazia, ciao! Se avete qualche domanda, non so se l'avete fatta e mi è sfuggita, ma boh, scusatemi, non si possono fare 50.000 cose insieme, ma tanto le mie colleghe sono così brave e attente che riescono a rispondere a tutto. Vedete, io intanto che ho messo la pasta qui, posso andare direttamente a stendere i panni, se li stendo, oppure non lo so, la lavatrice, posso fare la doccia, posso proprio sedere sul divano 10 minuti. Cioè, alla fine, cioè all'ultimo momento, con il Magic Cooker semplifica la vita, perché in 10 minuti tu riesci a fare tutto, pasta con qualsiasi cosa, ma anche la lasagna, cioè questi sono questi nidi di tagliatelle effetto forno, ma la lasagna. Ne vogliamo parlare della lasagna, ne avete viste tante, cioè chi è entrato da poco sul gruppo può cliccare sulla lentina in alto e scrivere lasagna al forno, nidi di tagliatelle, ne vedrete delle belle veramente. E poi fate le foto e testimoniate che quello che diciamo è super vero. Poi con questa promo avrete dei libri di ricette che sono, cioè, fantastici perché potete trovare degli spunti, no? Magari se uno non ha idee per cucinare qualcosa, e sono veramente eccezionali, sono con tutte le indicazioni. Quindi vi ripeto la promozione: 4 libri di ricette più il coperchio centimetri 41 extra large con la padella in omaggio a 139,90. Potete pagare anche in piccole soluzioni con Scalapay. Comunque contattate la vostra consulente perché da qualche tempo, da pochissimo tempo, abbiamo la raccolta punti che possono fare le nostre clienti che ci ospitano a casa loro e dove potete prendere dei bellissimi omaggi. Perché il Magic Cooker, io dico, va dimostrato, dovete vedere come cucina, cioè, che è tutto vero quello che noi diciamo, ok? Ah, si può fare un pan di Spagna con l'XL? Allora, il pan di Spagna sì. Io per esempio, allora, qualche forno, giustamente noi facciamo pan di Spagna, tutti lievitati. Direttamente sul gas, il segreto è uno, tenere sempre la fiamma bassa, 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 così non si brucia e tanto anche il pan di Spagna, una ciambella, qualsiasi cosa, cuoce tranquillamente piano piano perché si forma quella camera di calore, anche se noi alziamo il coperchio non si abbassa, quindi anche chi è che non riesce a fare i dolci diventerà un pasticcere perché i dolci vengono perfetti. Sì che si può fare, Maria Grazia, sì. Sentite, vedete? Sentite, io qua sto stando con voi a chiacchierare tranquillamente, anzi fatemi qualche domanda, se no poi perdo il filo. È la pasta che cuoce tranquillamente sola sola per bene, senza che la giro, perché comunque sapete che Magic Cooker fa l'effetto forno perché il calore che rispecchia verso il basso e quindi i cibi si cucinano anche sopra direttamente, ok? Ma questo XL è ottimo per tutto, per esempio anche se vogliamo fare questi pacchi ripasticciati, no? Cioè, vengono belli stesi, si cuociono perfettamente, veramente.
Ragazzi, provate che è eccezionale. Ve l'ho detto, ho messo 2 kg di spaghetti all'interno, 2 kg e mezzo, sono 5 pacchi. Vero, Katia? Vedete com'è bella? C'è una pizza maxi da sforzo. Quando andiamo in pizzeria e ce la facciamo noi in 10 minuti, risparmio assicurato. Cioè noi veramente le bollette sono ridottissime ormai, perché cioè, con Magic Cooker si risparmia un sacco di tempo e di denaro. Denaro. E poi soprattutto mangiamo in salute, perché giustamente i cibi non perdono le loro proprietà cucinando a basse temperature, ok? Ok, stavo leggendo qualche commento, verissimo, dice Katia. Sentite, sentite come cuoce? Wow, volete vedere? Riuscite a vedere? Perfetto, perfetto, perfetto. A fiamma bassa bassa, così la maglia glutinica della pasta non si spacca, l'amido non esce fuori e la pasta è bella salutata. Alexa, è passato il tempo. Ok, allora. Alexa, stop! Ho detto è passato il tempo, volevo dire è trascorso il tempo. E Alexa mi stava dicendo le temperature che c'erano nel mio paese oggi. Vabbè, lasciamo stare. Ok, allora, andiamo a vedere cosa è successo. Chiudiamo. Allora. Allora, deve cuocere 8 minuti, io giusto per vedere insieme a voi, cioè vi voglio far vedere, no? Anche se c'è un attimino ancora nell'acqua perché deve stare altri 2-3 minuti, vedete com'è già morbida? Vedete? Vedete? Io non l'ho girata, non l'ho toccata assolutamente. E adesso, siccome ho aperto il coperchio, la riaccendo per un minuto, poi la spengo e la faccio riposare 2 minuti e io la troverò cotta, perfetta, e ho speso 8 minuti di gas. Facciamo 10, va, perché prima che arriva a bollore. Quindi per cucinare la pasta, solo nel tempo che viene riportato sulla confezione, noi dobbiamo mettere tutto insieme. Se vogliamo fare un soffritto, perché cioè magari uno dice a me piace che si deve soffriggere, ok, soffriggete pure, soffriggete, mettete tutto insieme con l'acqua che vi richiede e poi mettiamo fiamma alta fino a quando esce il vapore, si abbassa la fiamma giusto per i minuti scritti sulla confezione e la pasta è pronta. Se magari rimane un po' di acqua, si può tenere all'ultimo la fiamma alta, per esempio, giusto pure per far, se uno lo vuole far rosolare un pochino, non lo so. Ok, Alexa, imposta timer 2 minuti a partire da ora. La facciamo riposare 2 minuti e poi la impiattiamo. Vediamo che succede. C'è veramente pochissimo tempo, e anche la lasagna cuoce, diciamo, proprio 20 minuti a dire assai, cioè proprio da freddo, da freddo, quindi... Veramente, aggiungi un po' sta tavola, va bene, vieni, vieni. Anna, che squisitezza, falla pure tu, che vai trovando sempre ricette. Vedete che bella, si prende sulla cucina, fantastica. È comodissima per tante persone, per poche persone, per fare di tutto e di più. Bravissima come sempre, la pasta è invitante. Vieni Assunta, scendi. Che mangiamo insieme, tanto giustamente qui la congelo un pochino, perché vi ho voluto far vedere proprio quando quello che ci voleva, una bella frittata, infatti, vabbè, ma pure riscaldata è buonissima, vero? Sabrina, che fame, magna, magna, preparala, preparala. Aspettiamo questi 2 minuti, vediamo che succede. E su Veronica Briati, quando vengo me la farai, va bene. Tu sei una super cuoca, quindi, e ci fai con la mia pasta, però vi assicuro che veramente io ho fatto bollire giusto questi 10 minuti la salsa, perché essendo casereccia mi piace il fatto che, anche se la faccio molto ristretta, però un attimino l'ho voluta far rinsaporire con il tritato che avevo preso, ed è veramente eccezionale. Cioè, ma 10 minuti, intanto che ho preparato stamattina un attimino,
posto, 10 minuti adesso, tra un po' siamo pronti per pranzare. Quindi vi invito per lui, non ci pensate molto, ragazze, signori e signori. Se volete acquistare questa bellissima promozione, che veramente sarà di grande aiuto, perché ve l'ho detto, anzi, da oggi in poi, che iniziano queste belle giornate anche per andare in montagna. Alexa, stop! Mi fate una bella spaghettata in montagna, ma pure ci vanno forse, non voglio esagerare, una frittata di 30 uova e salsicce, non so quante, ma non mi rendo conto, però comunque è bella capiente, capientissima. Lucia, allora, cosa mi state dicendo, qualcosa? No, tutto a posto, verrei volentieri, ma non posso, sarà per un'altra volta. Va bene, Assunta, se no te la mando un pochino, magari. Infatti, Angela, se vuoi, basta che te ne do un piatto. Comunque, veramente, per 6-8 persone, ma anche 4, per esempio la pizza, io ne faccio almeno 2 su questa teglia. Cioè, 2 pizze ci vogliono per casa mia, no? Che siamo in 4, eh? No, mangiamo, però, dai. Allora, alziamo il coperchio un attimino. Allora, io lo asciugo il coperchio per fare l'effetto forno. Adesso la imbiattiamo. La imbiattiamo. La lascio un altro pochino, tanto io fino a che mangio, però io vi voglio far vedere proprio la consistenza. Cioè, il fatto che è già cotta, ragazzi, ragazzi. Vedete? Cioè, mo si asciuga un altro pochino ed è speciale. Adesso ve la taglio. Allora, signore, un coperchio extra large di centimetri 41 con la sua pentola di centimetri 40, è una padella antiaderente in alluminio. Scusate che prendo e vi faccio vedere. Aspettate che sposto tutto. Sposto tutto. Ok. Vedete qui? Vedete? La pasta è cotta. Vedete? Adesso la faccio giusto asciugare un pochino, ma la pasta è cotta. Vedete che si disfano i nidi? Perché se no sono di... Lo vedete? Ok? Cioè, quindi io... Allora, chi non ce l'ha, affrettatevi perché la promozione sta per terminare. Con i miei nidi di tagliatelle vi auguro a tutti un buon pranzo. Non so se mi è scappata qualche domanda. Cos'hai cucinato? Ok, ve lo dico subito, signora. Dei nidi di tagliatelle, che erano questi all'origine. Ve li faccio vedere perché adesso sono cotti. I nidi di tagliatelle, senza disfare niente, li ho preparati con un letto di sugo ed è tritato, proprio come si fa la pasta pasticciata. E il tempo di cottura e via. 6 minuti. 8 minuti doveva cuocere questa pasta, io l'ho fatta cuocere 6 minuti da quando è uscito il vapore e poi 2 minuti l'ho fatta riposare. Adesso si riposa un altro pochino e poi me la mangio. Ok? Quindi, vi ripeto la promozione. Allora, acquistate il nostro coperchio centimetri 41 con 4 libri di ricette a soli 139,90 euro, pagabili anche in piccole soluzioni con Scala Pay, e in omaggio avrete la sua splendida padella di centimetri 40. Aspettate che vi faccio vedere quella vuota, ve l'ho detto che io ne ho due. Ok? Quindi il prezzo è 139,90, signora. Comunque, chieda alla sua consulente, oppure se non ha una consulente lo scriva qui sul gruppo, che le colleghe la sapranno consigliare al meglio, va bene? Allora, io vi saluto con i miei nidi di tagliatelle, che vado a ricoprire così un attimino continuano a riposarsi qua. E niente, buon appetito a tutti e a presto. Ok, Maria Grazia, cosa mi dici? Io ce l'ho uno spettacolo, ho portato con me l'anno scorso in montagna con il fornello da campeggio, ho fatto la parmigiana al momento in 15 minuti, era una squisitezza, sì. Cioè, pensate, veramente 10 minuti e dire assai. Dire veramente assai. Ok? Allora, arrivederci a tutti, spero che la ricetta vi sia piaciuta e vi ho dato uno spunto. Comunque, acquistate il nostro coperchio 41
con i suoi libri di ricette e la splendida padella, perché sarete veramente felici. Va bene, ciao zio Mario, buon pranzo, la prossima volta la mangiamo insieme. Ciao ciao, ciao nunziatina, ciao Monelli, ciao a tutti, arrivederci. Buon appetito a tutti, ciao Francesca, ciao ciao.